Finisce 3-1, una partita molto equilibrata, una partita che potevate vincere perché siete stati in gara dal primo all'ultimo set, il primo l'avete vinto, cosa è mancato per vincere gli altri set e quindi magari strappare anche un punto da questo campo? Secondo me è mancato il saper tenere testa nei momenti più difficili, è un punto debole su cui comunque stiamo lavorando e secondo me questa partita è andata molto meglio delle partite precedenti e stiamo riuscendo bene. Dalle altre interviste si diceva che state crescendo come squadra, questo processo di crescita quest'anno ha fatto un bel balzo avanti, però possiamo dire che i risultati non rispecchiano la classifica, perché insomma siete cresciuti ma la classifica ancora piange per certi versi. Sì, sì, al momento la classifica appunto non rispecchia quello che in realtà stiamo cercando di costruire. Abbiamo avuto un attimo di problemi nel mese di gennaio, quindi adesso comunque durante gli allenamenti stiamo cercando di tirar sulla situazione e penso che ci stiamo riuscendo. Come hai detto giustamente tu, bisogna lavorare sulla testa, secondo me è stato emblematico sia il finale di terzo set sia il quarto dove l'avete lasciato un po' andare, proprio quando stavate recuperando. Oltre a quello, cosa dovete migliorare ancora per coprire il gap con le prime? Sicuramente dobbiamo migliorare la coesione tra di noi, nel senso che ci siamo allenati poco insieme e quindi dobbiamo un attimo saper interagire meglio tra di noi, ecco. Grazie mille, in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie a te, grazie mille.